Sì, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per presentare una bella delibera, per presentare una delibera che cambia questo clima triste che vogliono trasmettere le opposizioni e i giornali, insomma. Roma è diversa da così, capisco questa politica, ma noi con molti atti come questo stiamo dimostrando che si può fare la politica delle buone cose, delle buone pratiche. La delibera Nuovo progetto del Borgo degli Artigiani a Via di Tordinona nasce da un'idea mia e della Presidente Vivarelli, Presidente della Commissione Patrimonio, perché l'artigianato innanzitutto è nelle linee programmatiche di questa amministrazione. È importante perché l'artigianato è un settore tra i più in crisi. Tutti sanno che l'artigiano tra i commercianti sicuramente è colui che ha dei proventi molto bassi e quindi la difficoltà, soprattutto nelle zone centrali della nostra città, della capitale, è pagare gli affitti con entrate molto esigue. Allora, cosa si è pensato con questa delibera? Si è pensato di coniugare delle esigenze dell'amministrazione, la cultura, il sociale, il turismo, il commercio, metterle insieme per creare un progetto. Come vogliamo fare questo? Vogliamo farlo attraverso la creazione di un tavolo tra gli assessorati competenti con delega al patrimonio, al turismo, al commercio, alla cultura, che sviluppino questo progetto. Quali sono le linee guida? Le linee guida sono di trovare l'artigianato di pregio e tramite iniziative di appunto coniugazione tra la cultura e in particolare una di queste è la scuola di arti, le scuole d'arti e mestieri di Roma Capitale, portare gli artigiani a fare un praticantato di coloro che frequentano queste scuole e perché no, un avviamento a forme di lavoro, visto che siamo anche attività produttive, vogliamo formare e fornire nuove opportunità di lavoro sia ai giovani che a persone meno giovani che oggi hanno difficoltà a trovarne. Siamo qui per dare compimento a questo anche attraverso poi l'aiuto del turismo, perché sicuramente quello che è mancato nelle precedenti progettazioni sono dare risalto a queste eccellenze, perché poi vi è artigianato di eccellenza anche a Roma, per carità deve trovare posto anche l'artigianato non di eccellenza, però sicuramente creando un continuum, creando una situazione, un borgo appunto, dove si potranno trovare diverse realtà, quindi diversificazione di servizi, di artigianato di qualità, di artigianato utile, comunicato nel giusto modo, quindi attraverso magari il sito di Roma Capitale, attraverso la Commissione Turismo che con la Presidente Carola Penna potrà dare il suo apporto a questo progetto, attraverso una comunicazione efficace, poiché Via di Tordinona è a un passo dal Lungotevere, molto frequentato, ma però se non viene, diciamo, comunicato che lì sotto c'è un piccolo pezzo di storia, sicuramente le migliaia di turisti che passano per il Lungotevere non si accorgono neanche della realtà che dista pochi metri da loro. Quindi si deve comunicare attraverso le opportune iniziative. Per questo noi riteniamo che il progetto iniziale vada anche potenziato. Abbiamo chiesto al Dipartimento Patrimonio di reperire tutti gli immobili in zona che sono disponibili per creare ed estendere questo borgo. Riteniamo veramente, oltre che nostro dovere, un grande piacere portare avanti tutte le iniziative che potranno valorizzare tutti questi aspetti della nostra vita quotidiana e dell'essenza della Roma, non vorrei dire antica, insomma, della Roma antica, sì, però coniugata anche con aspetti della modernità, perché il turismo moderno deve incontrare
il turismo della storia recente di Roma. Non è storia antica, non stiamo parlando degli antichi romani, ma stiamo parlando di quei mestieri che si vanno perdendo, quei mestieri che secondo noi vanno recuperati nell'interesse di tutti. Io ringrazio la Presidente Vivarelli, ringrazio tutti i consiglieri e gli uffici e gli assessorati che parteciperanno ed hanno partecipato a questa iniziativa, perché veramente ci mettiamo il cuore e spero che loro facciano lo stesso nell'interesse della città. Grazie.